Lavorare meno, lavorare tutti? Questo è un interrogativo che insomma, si susegue nella storia. Io oggi vi volevo parlare di lavoro. Capisco che voi siete ancora studenti, ma il tema è interessante secondo me. Allora, innanzitutto partiamo dai fatti. L'intenzione del governo, in questo caso, è un'idea grillina. È questa, vi leggo l'attacco della cronista, un neoassunto ogni quattro dipendenti che a parità di salario lavorano un giorno in meno alla settimana. È questa la formula attorno alla quale stanno lavorando in casa grillina per utilizzare la dote del reddito di cittadinanza come strumento per ridurre l'orario di lavoro. L'idea è stata lanciata dal presidente dell'INPS, che anche lui in quota grillina, è un tema su cui il governo è diviso. Non è detto che questa idea si tradurrà in un vero e proprio disegno di legge, ma è interessante quantomeno, nel senso che noi adesso abbiamo titolato il giornale quel giorno Piano Di Maio, incentivi per lavorare meno. Perché ve lo volevo raccontare? Perché la suggestione, beh, è una suggestione che nasce comunque anche dagli anni della sinistra, del 68, la teoria di Latouche, della decrescita felice, quindi appunto con l'adagio del lavorare tutti, lavorare meno. Ecco. Ci sono tante sperimentazioni di aziende anche grossissime che lo stanno facendo. Noi abbiamo riportato alcuni esempi, per esempio. In Lamborghini, no? Quello che appunto fa auto meravigliose, qualche tempo fa c'è stata una consultazione tra gli operai e questa grande impresa di Sant'Agata Bolognese, beh, insomma, ha stabilito che tra un aumento di stipendio e maggior tempo libero è stato scelto di avere maggior tempo libero. Ci sono stati anche altri esempi, in Piemonte una proposta di legge regionale che vuole promuovere un contratto di solidarietà espansiva. Adesso forse entriamo in termini troppo tecnici, ma insomma sostanzialmente le aziende si impegnano ad assumere una persona in più in cambio di una riduzione dell'orario di lavoro da parte degli altri. Quindi la tesi è suggestiva, ovviamente. Gli imprenditori difficilmente la sostengono perché si pensa che non porti a tanta crescita, e poi ci sono gli esempi europei, e qui veniamo a un altro punto interessante. Per esempio, la Francia è stata apripista delle famose 35 ore, ma è dovuta un po' tornare indietro, nel senso che a un certo punto si è resa conto che non funzionava proprio a dovere. Così come il nostro corrispondente da Berlino ci ha fatto un racconto di quello che succede in Germania. Beh, in Germania è un po' particolare. Lì effettivamente c'è la settimana breve in molte realtà, però ricorda Giardina, lì siamo veramente in un altro mondo, dove un operaio, vi faccio solo questo esempio della Volkswagen, guadagna in media 5.500 euro lordi al mese, quindi insomma un altro mondo rispetto all'Italia. Ecco, voi che cosa ne pensate? Ribadisco, siete studenti, ma ovviamente dovrete cominciare prima o poi a pensare al lavoro. Secondo voi quale sarebbe il modo giusto di impostare la settimana lavorativa?